Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo una bicicletta elettrica nuova, piccola e pieghevole, la Guanghia I1. È una bicicletta a pedalata assistita molto simile a quelle che abbiamo già visto sul canale, con l'acceleratore, quindi abbiamo la possibilità di farci assistere dal motore durante la pedalata. Una pedalata assistita classica, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'acceleratore sul manubrio. Ecco, se volete essere regolari al 100% durante la circolazione con biciclette del genere, dovete disattivare il manubrio. Potete disattivarlo voi ed è molto semplice, basta mettere uno scotch qua e siete regolari al 100%, nessuno ve lo può contestare, ma se non lo fate voi rischiate che qualcuno delle forze dell'ordine, se vi ferma, vi possa scocciare la maniglia. La bicicletta ha una batteria agli ioni di litio fatta da 10 celle messe in serie ed è da 6 ampere ora, e sicuramente questi 6 ampere ora, sempre se non sono della Samsung della migliore qualità, se la utilizzate questa bicicletta con tante salite, tanti stop e accelerate, vi fermate molto spesso, la batteria sicuramente non durerà tantissimo, perché andrete a stressare tanto la batteria di più di quello che può supportare. La bicicletta ha due freni a disco sia davanti che dietro. Il problema è che la distanza di regolazione possibile per centrare i dischi al centro della pinza non è sufficiente, quindi anche se per esempio la pinza davanti l'ho spostata al massimo all'esterno per centrare il disco, comunque non è stato sufficiente e tocca leggermente, si sente durante l'andatura, e questo ovviamente si traduce in attrito in più, ovviamente sprecando energia. Il manubrio è pieghevole, molto simile a tutte le altre biciclette che abbiamo visto, è molto facile da piegare per mettere la bicicletta eventualmente in macchina. Lo stesso vale anche per i pedali, che si possono piegare, e abbiamo una differenza rispetto per esempio alle DYU che abbiamo già visto, le D1, D2, non la D3, che ha anche lei la sella regolabile come questa. La D3 la vedremo anche su questo canale. Beh, la regolazione non è tantissima, comunque un po' di regolazione ce l'abbiamo. Ecco, all'inizio quando ho preso questa bicicletta ero molto curioso di vedere l'effetto che ha la sella, che si può diciamo alzare sulla pedalata, ma ho scoperto una cosa, che io sono alto 1,70, quindi non sono molto alto, ma se alzate tanto la sella e siete abbastanza alti, 1,80 di sicuro, andrete a toccare con il vostro ginocchio il manubrio, e questo perché il manubrio non è regolabile come la sella. Quindi in alcuni casi potrebbe essere molto utile che abbiamo la sella regolabile, ma se siete alti comunque peggiora la situazione se alzate la sella. Devo dire che la sella è davvero molto comoda, ha sia gli ammortizzatori ma anche imbottita molto bene, ha anche un foro centrale come potete notare, e il foro talmente grande così da accogliere qualsiasi prostata. Questa bicicletta, a differenza di tutte le altre che abbiamo visto, ha un meccanismo di guida e contenimento della catena molto utile, così da evitarci di stringere tanto la catena, altrimenti scivola se spingiamo tanto i pedali. E oltre alla sella molto comoda abbiamo anche un ammortizzatore, e devo dire che mi aspettavo un po' di comodità in più con l'ammortizzatore, ma mi ha sorpreso di più di quello che mi aspettavo. Infatti dopo questa esperienza con l'ammortizzatore mi sento sicuramente di consigliare una bicicletta con l'ammortizzatore piuttosto che una senza. Con la bicicletta arriva il caricabatterie, una chiave che serve ad accendere la bicicletta, senza la quale la bicicletta non si accende, e per attivare la bicicletta dobbiamo solamente girare la chiave. Questo bottone, che in altre biciclette uguale identico servirebbe ad accendere la bicicletta, in questo caso accende e spegne solamente le luci. Abbiamo le luci sia davanti che dietro, una luce rossa dietro, una luce bianca davanti a LED, e abbiamo anche un po' di catarifrangenti in addizione alla luce. Per quanto riguarda il clacson invece non è molto alto, abbiamo visto dei clacson, sentito dei clacson molto più alti, ma comunque
fa il suo dovere, visto che questa bicicletta non è molto veloce. Infatti con la pedalata assistita il motore ci aiuta fino a 15 km all'ora, dopodiché si stacca, invece con l'acceleratore arriva fino a 25 km all'ora. Normalmente questa è una cosa utile, diciamo, durante la mia esperienza con le biciclette elettriche ho trovato l'acceleratore molto più preciso, e se c'è un pericolo con l'acceleratore riuscite a oltrepassare il pericolo agendo molto più in fretta della pedalata assistita, che non è sempre precisa o non parte o si ferma sempre nel modo desiderato. Ma questa bicicletta presenta un problema di programmazione molto serio, secondo me, è che quando state andando con l'acceleratore e arriva a 25 km all'ora, se iniziate a pedalare si stacca l'acceleratore e la bicicletta rallenta fino a 15. E questo comportamento presenta vari problemi. Il primo è che se state pedalando e si presenta un pericolo dovete accelerare per scappare dal pericolo, non potete farlo perché durante la pedalata assistita non funziona l'acceleratore. Inoltre, se state utilizzando l'acceleratore non potete far finta di pedalare perché rallenta tantissimo, è veramente palloso andare a 15 all'ora. Un altro problema di programmazione è il cruise control, ovvero se state accelerando e mantenete l'acceleratore per qualche secondo entra in funzione il cruise control e la bicicletta inizia ad accelerare, continua ad accelerare alla stessa velocità che alla quale eravate, e purtroppo il cruise control non si può disabilitare. Ma non è quello il problema, quanto che se stavate accelerando a un certo punto entra in funzione il cruise control e iniziate a pedalare per qualche motivo, la bicicletta decelera a 15 all'ora, voi magari vi dimenticate che c'era il cruise control prima e a un certo punto c'è un ostacolo, volete fermarvi, lasciate i pedali, quindi non pedalate più, allora entra in funzione il cruise control, al posto di fermarsi la bicicletta continua ad accelerare, e questa è una cosa veramente stupida. Ovviamente quando vi accorgete che volete fermarvi o rallentare la bicicletta accelera, è istintivo andare a schiacciare i freni e il cruise control si ferma. Però varie volte mi ha spiazzato questa cosa e la ritengo pericolosa, e se non pericolosa comunque indesiderata, è un errore di programmazione. Questa bicicletta è molto simile alle altre biciclette, per esempio il DYU che abbiamo visto, alcuni pezzi sembrano molto simili. Questa qua mi ricorda il Ciao, il motorino Ciao, ed è molto carina. Però anche se sembra simile non è simile, infatti la forcella anteriore a differenza delle altre biciclette è leggermente inclinata un po' di più in avanti rispetto a quello che deve essere. Il risultato di questo è che quando siete seduti e state andando non è un problema, se togliete le mani dal manubrio e state andando non è un problema, ma se vi muovete un pochino il vostro peso scaricandosi sulla forcella fa sì che il manubrio a un certo punto, se si gira un pochino a destra o a sinistra, all'improvviso tac si gira completamente. Questo comportamento del manubrio non è proprio sicuro al 100%, e infatti non me la sento mai di togliere neanche una mano dal manubrio. Di solito tutte le biciclette che mi arrivano le smonto pezzo a pezzo, vedo cosa c'è dentro, se mi piace, non mi piace, e vi dico la mia opinione. Questa bicicletta non l'ho smontata, e questo a causa di tutte le cose che vi ho detto sul comportamento della bicicletta, se no sicuramente l'avrei smontata almeno per capire se si può aumentare la capacità della batteria, perché 6 ampere ora per una bicicletta elettrica è veramente poco, e questo si traduce in 10 km al massimo che potete fare con questa bicicletta rispetto ai 20 in genere della 7,5 o 8,5 ampere ora, le altre biciclette che abbiamo visto che arrivano addirittura a 10,4 ampere ora, che è la cosa migliore. Questa bicicletta è davvero molto compatta, sarebbe stata molto interessante se non fosse per questi errori di programmazione molto stupidi, ma vi lascio lo stesso il coupon sconto nella descrizione del video assieme al link. Per adesso vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi.